La droga e la depressione uccidono una delle regine della musica degli anni 80 e 90. A soli 48 anni se ne va Whitney Houston. Il corpo senza vita della cantante è stato trovato in una stanza al quarto piano di un hotel di Beverly Hills alle 15:55 locali. In serata doveva partecipare ad un evento legato ai Grammy Awards previsti per oggi. L'annuncio è arrivato dalla sua PR, che però non ha specificato le cause della morte. Non ci sono segni evidenti di aggressione, stiamo indagando, ha spiegato la polizia di Beverly Hills. Nel 2009 Whitney Houston era tornata a scalare le vette della scena musicale. Sembravano alle spalle il burrascoso matrimonio con Bobby Brown, l'uso di stupefacenti, i fischi ai suoi concerti che non era più fisicamente in grado di sostenere. Poi di nuovo il precipizio. My hero's gone. La mia eroina se n'è andata, sono senza parole, dice un suo fan. Oh my God, I don't really have words. Davvero non ho parole, ha accompagnato una gran parte della mia vita, ho amato la sua musica e sono così commossa. Spero sia in un posto migliore. La colonna sonora di The Bodyguard, film che interpretò accanto a Kevin Costner, la rese indimenticabile con 45 milioni di copie vendute.